Audio. Aspetta, dovrebbe arrivare, forse era abbassato il volume. No, io non lo sento l'audio. Io lo vedo in uscita, ragazzi, siete sicuri? Fate un ricontrollo. No. No, non c'è, thank you. Siamo in differita di 15 secondi circa, quindi aspettiamo un po'. È arrivato, ragazzi. Adesso sì. Adesso c'è, vieni. Ok, ok. Suspense ci vuole, no? Il bello della diretta, ragazzi, siamo in diretta, non è che siamo... Quello che sentite siamo noi. 5 4 3 2 1 0. Just like that. Sofisticato oggi Lopez, che ha mandato anche la locandina della puntata, che è una puntatona, quindi mi sembra più che mai giusto. Buon pomeriggio a tutti, sono le 18:05, questo è il party virtuale del venerdì, ricchissimo, straricchissimo di contenuti con tanta bella gente. Intanto saluto la co-conduttrice di questo programma che arriva da Roma e si chiama Irene Antonucci. Ciao Ire! Buon pomeriggio Frank e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Party Virtuale. Oggi che bella oggi! Mamma mia, oggi parliamo di tante cose bellissime e abbiamo degli ospiti veramente forti. Poi sai, ho fatto qualche indagine, devo dire che pare che questo programma attiri sempre più l'attenzione anche ai piani alti, ma questo forse lo scopriremo successivamente. Intanto andiamo a scoprire tutta la squadra. Passo la parola a Fede D, nonché Fede di Gesù, che ci presenterà dalla sua regia tutto lo staff. Vediamolo. Ciao ragazzi, benvenuti anche da parte mia. Faccio un saluto a Lopez, che è in regia video, al nostro Pando per il contenuto in pillole, al servizio con il pubblico, Sonny Vecchi, Sonny Ve, il bello, la JC per la J Curiosity, Gary Kaus, il nostro guassatore, e tutti gli amici del programma, DJ Hans, Manuel DJ, Mugo e Giulio Strocchi. Bravo Fede, che oggi è stato velocissimo, anche perché abbiamo veramente un botto di gente, però devo salutare anche Daniele Med, che è, diciamo, da quel tocco di internazionalità al nostro programma, perché è collegato con l'isola di Lanzarote, dove il sole mi sembra leggermente coperto da una nuvoletta, o è un effetto ottico? Leggermente, ma c'era una nuvoletta oggi, ma adesso è uscito il sole, perché qua quando inizia Party Virtuale viene bel tempo, no? Grande, assolutamente sì. Ci sarà spazio per raccontare cosa stai facendo anche oggi in una puntata, Dani, che oggi è davvero scoppiettante, perché vedrai quanta roba abbiamo messo dentro. Sento che sei carico, eh? Mi fa piacere. Quando le cose sono frizzanti io mi inizio a caricare come una molla, e devo passare la linea a quel belloccio di Matteo Pandolfini, che si occupa di lanciare il primo ospite, in particolare di aprire la porta, perché stanno suonando. Apro la porta perché sta per entrare il primo ospite, anzi la prima ospite di oggi. Da 16 anni calca i palchi più importanti d'Italia come cantante, e in particolar modo si occupa di musical. Sta curando un progetto di inediti da 5-6 anni a questa parte, e nel 2019 è stata tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani. È qua con noi oggi a Party Virtuale Giada Dauria. Ciao. Vediamo! Se la gente non sa cosa inventare del suo mondo, mi chiedono di essere
non sono stata mai. Confusione, te, voglia di scappare. Scappiamo di amore, ti prego, non voglio più aspettare. Che vita, morte, miracoli, lasci lo spazio al rumore. L'invidia è una donna di lusso che non sa più come giocare con me. Cosa c'è ancora da guardare? Siediti al trono del re. Da Dauria, ciao Giadina! Ciao! Buon pomeriggio a tutti, ciao Franky! E saluto anche Andrea, ciao Andre, che ci accompagnerà in questo pomeriggio bello, perché faremo delle cose dal vivo. Poi quando vedo Giada, mi sembra di essere alla mattina ad Aquafan alle 9.45, quando loro passano per andare in oltremare. Ciao Giada, ciao Andre, e io sono invece lì che faccio la mia radio del mattino per aprire le porte dell'altro parco di quella collina che è Aquafan. Ma oggi parleremo in particolare di musica, perché tu sei molto molto brava, Giada. Grazie Franky, grazie. Io lo dico con cognizione di causa, perché ha fatto delle cose molto interessanti e sta lavorando tanto, e quindi è un periodo particolarmente intenso nonostante la quarantena. Di quarantena non te temo, io dico, perché comunque qua bisogna continuare a fare le cose che ci piacciono fare. Io poi devo dire che questa quarantena, per quanto dal punto di vista artistico nei teatri ci abbia un po' bloccato per i concerti, per tutto quello che è live, in realtà dal punto di vista proprio della scrittura e della composizione non ho mai scritto così tanto, e quindi che ben venga anche un attimino di riflessione, che non duri per sempre, ma che ben venga. Non troppo a lungo. Beh, sentiremo molte cose oggi di Giada, perché praticamente ci farà un po' l'accompagnamento musicale della puntata. Prima però ridò la linea a Pando, perché oggi ha tante cose da fare, ed è quella di aprire la porta al secondo ospite, ovviamente di introdurlo. Introduciamo il secondo ospite di oggi. Lui è un famosissimo manager di alcuni DJ, artisti dello spettacolo. Stiamo parlando di personaggi del calibro di Eiffel 65, Andrea Prezioso e Marvin, e recentemente anche personal manager e assistant di Vasco Rossi. È qua con noi a parte virtuale Willy Marano. Ciao, un applauso per Willy, benvenuto Willy! Grazie, grazie, grazie mille per l'invito, ragazzi. Ma per noi è un vero piacere, poi peraltro qua ci sono le finestrelle, adesso vedo che stanno tutti pettinando, perché comunque avere un manager giusto nel mondo dello spettacolo oggi penso che sia cosa fondamentale. Ma sai, ormai è tradizione farsi rappresentare, quindi a volte è meglio farsi rappresentare da gente con qualche anno di esperienza che con qualcuno che ha le prime armi, sicuramente. Dillo a me, hai ragione. Vedi, c'è il manager di Gary Chaos che è scappato con il bottino in una delle isole tropicali più lontane e irraggiungibili, e lui non sa come fare. È un caos qua, è un caos. È un caos, è un caos. Bisogna andare a prenderlo. Bisogna andare a prenderlo.
Quindi ci dovrai raccontare un sacco di cose, siamo molto curiosi di sapere come il tuo lavoro in questo periodo può essere gestito in una situazione un po' complicata per tutto il mondo dello spettacolo. Prima di farlo però vogliamo chiudere questa prima parte di ingressi all'interno di Parti Virtuale, perché Pando oggi non vuole stare zitto. Assolutamente, Frank, oggi ce n'è per tutti i gusti, passiamo dalla musica al videomaking a tutti gli effetti, perché abbiamo un creatore di videoclip di Instagram e di YouTube, nonché creatore di tutorial specializzato in TikTok. Stiamo parlando di Nicola Torrisi, meglio conosciuto come B-Freak. Grande B-Freak! Oggi abbiamo un contributo video che però appunto si sta adoperando il nostro Lopez, la nostra regia, per mandarlo in onda. Ma sai perché non l'ha fatto? Te lo spiego io, perché a un certo punto sul nostro palinsesto c'era scritto mosaico, io ho messo i quadratini, partiva la musica di Federico Di Gesù e tutti con le braccia alzate partivano le mani. Vabbè, adesso lo mandiamo il contributo, però prima diamo il benvenuto a B-Freak. Come stai, B-Freak? Ragazzi, intanto grazie per l'invito, è veramente un onore essere live insieme a voi, sono molto curioso di sapere come andrà questa diretta, grazie mille. Ieri io e Irene Antonucci, non mi ricordo chi c'era con noi, abbiamo sedotto B-Freak come si fa proprio con una possibile preda. Lui diceva: perché mi stanno tutti slisciando? Perché ce lo siamo un po' slisciati? Per lui è veramente molto bravo, vero Ire? Assolutamente sì, io l'ho definito un po' il genio del male, perché quando nel momento in cui sai che io di notte sono poi un po' quella mente, quell'occhio che va dove mentre gli altri dormono, no? E quindi vado un po' alla ricerca di cose particolari e mi è saltato subito all'occhio la sua particolarità e il genio creativo che ti mette appunto nei suoi video, nel tempo che mette a disposizione anche per fare appunto questi tutorial, come diceva giustamente Pando, ed lì ho detto, a parte che ne trago risorsa sicuramente, perché poi sono delle idee che nella vita bisogna anche avere un pochino di spunti qua e là, sotto tutti i punti di vista e sotto tutte le discipline, e quindi ho detto lui bisogna assolutamente invitarlo nel nostro programma. Posso dire una cosa, Ira? A noi ci mancano tre cose per essere un programma che magari può sostituire quello di Barbara D'Urso, e chiedo scusa a Sonny, il pomeriggio su Canale 5. La prima è uno che sappia lavorare bene con la fotografia e i video. La seconda è un manager tosto. E la terza è una cantante che ci spinga da morire. Ma forse siamo posto allora oggi. Beh, io direi che oggi abbiamo veramente tutto. Siamo al completo, quindi possiamo dire che ufficialmente non ci manca più nulla. No? Così. Cosa fa B-Freak? Noi facciamo il primo stacco musicale con Giada, che ha preparato qualcosa da noi e ce lo vogliamo veramente gustare. Sentiamo. Attenzione, connection. 1, 2, 3, 4. Quanta fretta, corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Tu il gatto ed io la volpe, siamo in società. Di noi ti puoi fidare. Oh, yeah, 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 yeah. Siamo noi.
non ti pentirai. Non ti puoi fidare di noi, ti puoi fidare. Brava Giada! Ti può fidare. Brava! Ci piace, ci piace live! Che dici, Andre? Io ho amato più in realtà la sua versione che quella originale di Crocevia. Cioè, devo dire. E tra le altre cose, a parte il fatto, insomma, ragazzi, quanta emozione ogni giorno di più, Giada, veramente hai portato una bella ventata di freschezza, di melodia. Io adoro il live, poi adoro queste sonorità, perciò sono quelle che prediligo. Grazie, sei fantastica. Grazie. Grazie a te. Ma nel frattempo, intanto si sta collegando, scusate, anche Fabio Zaffagnini di Rock in Mille, che adesso vedo che ha le prese con la connessione dell'audio, quindi non so se lui ci sente. Noi lo vediamo, ma non lo sentiamo. Casomai prova a spingere sul tastino delle impostazioni per resettare, o magari attacca un auricolare in modo che il sistema in automatico lo fa partire. Io volevo chiedere una cosa a Willy. Guarda, aspetta un attimo, Frankie, prima di fare partire le domande, siccome chiudiamo il cerchio delle presentazioni video, perché abbiamo il contributo video appunto di Libritto, quindi se lo mandiamo dalla regia Lopez, possiamo questo contributo video e andiamo avanti. Va bene, allora contributo, Fabio. Raga, un omaggio a Pinocchio, un omaggio a Pinocchio. Bene, allora non si butta, Fabio. Thank you.
Che emozione, che emozione. Guarda Nicola, che ho passato la notte a guardare la tua pagina e devo dire che sei veramente tanto bravo, complimenti. Grazie mille, guardate, ho scelto questo contributo video che in realtà è di 2 anni fa perché per me è molto significativo e sicuramente durante la trasmissione avrò modo, spero, di spiegarvi un po' cosa vuol dire per me, perché è stato l'inizio un po' di tutto, quindi devo dire un'emozione vederlo live insieme a voi di nuovo. Bello, bello, bello. Willy, ti è piaciuto? Bellissimo, bellissimo. Poi Venezia è uno spettacolo, quindi raccontata così veramente ti dava il passo della verità. Non so perché, mi sembrava di vederla in prima persona. Eh sì, è proprio così. Allora, Willy, innanzitutto arrivano un po' di saluti proprio per te. Stavo guardando sulla chat della diretta da parte di Luis, che ti saluta. Luis Rodriguez, grande, è stato anche in programma. Poi saluti per Bifric da parte di Mattia Tre Rose. Ancora Giacomo Frigerio che ti saluta. Uno ti dice: ti seguo, Bifric, da quando non avevi ancora gli addominali. Anzi, da quando li avevi ancora. Vedere i versi. Invece anch'io. Ce ne sono veramente un casino. Ma volevo chiedere a Willy, che ha a che fare con insomma delle icone della musica, dello spettacolo, se il fatto a volte di avere dei grandi personaggi può creare per un manager qualche difficoltà in più. Beh, certo, sai, è tutto proporzionato, no? Quindi più grosse sono le cose, più ci sono cose da fare. Quindi è normale, anche se a volte più grande è il personaggio, più facile sono da fare le cose. Dipende sempre comunque dagli obiettivi, quello è fondamentale, tutto parte da lì. Se sono obiettivi facili da raggiungere, sai, c'è meno lavoro; se sono obiettivi difficili, c'è più lavoro. Però diciamo che negli anni questo lavoro è cambiato tantissimo. Adesso è sempre più un lavoro che si avvicina di più ai legali. Ecco, questo è un lavoro che vedo che negli ultimi anni è passato soprattutto agli avvocati, perché comunque noi viviamo in un mondo, l'Italia è un mondo fatto di burocrazia, quindi è fatto di contratti. Qualsiasi cosa c'è un contratto, anche per un'ospitata via streaming c'è un contratto. Qualsiasi cosa c'è un contratto, quindi è giusto avere dei professionisti esperti. Quindi anche noi come management abbiamo alcuni legali che ci danno assistenza su questa cosa qua, perché comunque è fondamentale. Fortunatamente ho degli artisti, ecco, prima mi hai citato Luis Rodriguez, che in questo ultimo periodo sta uscendo con parecchi dischi, quindi abbiamo tanto da fare anche legalmente sotto quell'aspetto lì. Quindi diciamo che non ci possiamo lamentare, anzi, diciamo che la nostra attività va bene, siamo contenti, anche se in questo momento la parte live è totalmente ferma, ma siamo fiduciosi nel lavoro del governo, siamo fiduciosi che prima o poi si riprende tutto e si torna alla normalità, almeno speriamo. Tra l'altro Luis è veramente un amico, l'abbiamo conosciuto in trasmissione, abbiamo capito che eravamo della stessa squadra. Faccio un saluto a Fabio Zaffagnini, che dovrebbe essere riuscito ad entrare con microfono e telecamera. Lui è quello che ha fatto Rocky 1000, un'operazione che ha fatto parlare veramente per un sacco di tempo e che è tuttora molto viva. Ciao Fabio! Ciao a tutti! Io... Come stai? Tutto bene? Tutto bene, sono qua rinchiuso in casa, stiamo facendo tante iniziative online, quindi ci teniamo impegnati. Noi siamo molto orgogliosi di averti oggi, peraltro in una puntata che probabilmente dovremo duplicare, perché non ci basterà il tempo per raccontare le tante cose che avete, perché oggi abbiamo veramente 4 personaggi importanti. Devo ringraziare Mugo, che è collegato da Cesenatico, che lui è legato a te per 2 motivi. Il primo è perché è un grande amante del rock. Fabio, ciao, ben arrivato. Ciao Mugo, ben trovato. Il cappello introduttivo di Fabio qual era? Beh, il cappello introduttivo di Fabio, che ha avuto un'idea geniale qualche anno fa dalle nostre parti, parlo perché ovviamente è qui in Romagna come me, perché ha ideato un format che in realtà doveva essere solamente un evento, poi è diventato un format itinerante,
che ha raggruppato 1000 musicisti di tutti i tipi per suonare a tempo di musica in tonalità Learn to Fly dei Foo Fighters, un brano di musica rock, e tutto questo ha preso il nome di Rockin' 1000. Mamma mia, che complessità realizzare una cosa del genere! 1000 musicisti, ma pensa solo alla batteria! Alla batteria, che uno guarda l'altro! Se c'è uno che sbaglia di un millesimo di secondo, salta tutto! No, no, non se ne accorge nessuno. In realtà tutti i musicisti avevano in cuffia una sorta di base al click da seguire, e quindi bene o male in questo modo siamo riusciti a sincronizzare delle persone anche molto, molto distanti, e riuscendo ad evitare il problema che tecnicamente si dice di delay, perché ovviamente il suono si muove a una velocità, insomma, non così veloce, quindi se i musicisti sono molto distanti, ascoltando se stessi non riuscirebbero a essere sincronizzati, ma ascoltandosi invece tutti in cuffia si riesce a fare questo miracolo, che è quello di far suonare contemporaneamente 1000 e anche più persone. Questo è un po' è stato il nostro segreto, e lo è tuttora quando andiamo in giro a fare i concerti. Beh, ti faccio veramente i complimenti. Peraltro questa cosa ha portato bellissima. Poi a far arrivare i Foo Fighters direttamente lì, no? Sì, sono venuti a suonare al Carisport, davanti al numero di persone più alte che possono stare dentro il Carisport, è circa 3000 persone, che per i Foo Fighters è una cifra che fa ridere, se vogliamo, perché ci siamo occupati delle richieste che sono pervenute per la vendita dei biglietti di quel concerto. Sono arrivate circa 80.000 richieste per 3.000 posti. Poi a quel tempo i Foo Fighters vollero che fossero presenti tutti i musicisti, donatori, volontari, quelli che avevano contribuito alla campagna di crowdfunding, quindi di fatto è stato un concerto per un gruppo di amici, perché ci si conosceva tutti, ed è stato davvero un momento magico che tutti noi portiamo un po' nel cuore, perché è stato indimenticabile. Bello. Volevo chiedere a Daniele se di questa operazione a Lanzarote è arrivato l'eco. No, diciamo che di questa in particolare no. Vedo spesso e volentieri, magari fa parte dello stesso, diciamo, dello stesso programma, vedo parecchi brani che vengono riprodotti in streaming, tipo i dischi di Touch Mode piuttosto che altri. Però qua a Lanzarote no, anche se in realtà gli spazi ci sarebbero, sarebbe una bella idea. Fabio, vuoi fare una vacanza con qualche amico, magari 1000, e portare una roba del genere giù in quell'isoletta? Ah, sarebbe bellissimo, il posto sicuramente c'è, ci vuole la disponibilità, e poi insomma, adesso non pensiamoci due volte. Adesso con i distanziamenti ci vuole un bel territorio, per essere già in 1000 solo i musicisti. Vogliono diversi aerei. Abbiamo il Timan Faya, il parco nazionale, e lì sarebbe bello perché è proprio un vulcano completo, è abbastanza capiente, ecco. Tra l'altro se uno suona male lo puoi anche buttare giù, così sei a posto. Una colata di lava e via. Diamo lo spazio alla musica, perché oggi l'abbiamo live con Giada Dauria, eccola qua, pronta con un secondo live. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man?
my belly comparison to who you think I am. I always wanna talk you through. I'm okay, yeah. I always get to comfort you with a there. But what did you to do? Are you gay? Cause I'm forgetting all of your love joy. Feel like you're lazy and you my lazy boy. Yeah, you should be stronger than me. 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 Bravi, bravi, bravi! Nick, ti piace la musica dal vivo? Chiedi a me? No, a Bifrick! Ah. Devo dire, tra l'altro, amico in house, difficilissimo da cantare, sono un grande fan, quindi complimenti veramente. Grazie, grazie. Vai pure, Ire, so che stavi per interpellare qualcuno. Sì, esatto, guarda, colgo la palla al balzo per oggi, veramente abbiamo tante domande, abbiamo cercato di prevederle insomma per ognuno degli ospiti, anche se il tempo veramente è tiranno. E in ogni caso vorrei iniziare appunto da Giada, chiedendogli una prima curiosità che mi è venuta in mente. So che sappiamo che tu sei un'artista poliedrica, che comunque hai, insomma, nel corso della tua carriera hai fatto tante cose, dal musical al teatro alla televisione, ma in quali di questi settori? Vi chiedo gentilmente di chiudere i microfoni per chi non è interpellato, altrimenti sentiamo i rumori di sottofondo. Grazie. Dicevo, in quali di questi settori ti senti maggiormente affine, se dovessi fare una scelta? Beh, allora, sicuramente mi piace tutto quello che faccio, perché se no non lo farei, e su questo non ci sono dubbi. Io sono sempre stata un po' differente, ho una voce un po' particolare, come si può sentire, quindi ho tanti colori e ho un graffio molto potente, quindi principalmente questo si esprime nella musica rock, nella musica pop, e comunque in quello che sono le declinazioni del blues. Io in generale amo la musica e amo esprimermi con le mie canzoni, perché mi sento più libera di essere me stessa. Invece in uno spettacolo tu devi fare quello che ti viene chiesto di fare, con una percentuale di personalità, ma comunque non puoi essere te stessa al 100%. Oh, ragazzi, io non vi dico la quantità dei messaggi che sta arrivando oggi, guarda, ma sono tanti, io non ne ho visti mai così tanti. Salutiamo Giuliano Barbolini, che è il leader dei Barbolini Boys, che era un po' che non ci scriveva. La Carolina Amerini, che dice: magnifica rappresentazione della mia amata Venezia, e si riferisce ovviamente a Bifrick. Ci ha scritto da quest'altra parte Simona, e dice: mamma mia, sta ragazza che brava. Poi Bruno De Vincenzo, che ci sta guardando e ci fa i complimenti. Ancora messaggi da parte di Lauretta, che dice: vogliamo sentire ancora qualcosa. Non so, credo si riferisca a Giada, ma la sentiremo ancora durante il programma. Di pure, Giada. Una cosa, Franky, volevo soltanto dire che qui con me c'è un ragazzo che collabora con me alle musiche che io scrivo, e che in questo momento, insomma, mi sta sostenendo con una chitarra acustica, e quindi volevo, insomma, ringraziare Andrea Rossi pubblicamente, che è qui dietro, ma insomma che è fondamentale. Grande. Ovviamente l'ho salutato subito in apertura, raccontando che ovviamente anche lui è, insomma, musicista, attore, fa il musical, fa parte della nostra grande famiglia ed è bravissimo, insomma. Poi in questo caso qualcuno ha pensato: ma quel ragazzo lì dietro è passato lì e si è fermato ad accompagnare? No, era tutto preparato, Andre. E poi niente, la prima canzone che ho cantato è un, diciamo, una rivisitazione, un mio arrangiamento di una canzone di Bennato, Gattovolpe, che è il pezzo che io canto nello spettacolo che ho finito da poco, causa coronavirus, che è Pinocchio Reloaded, dove io interpretavo il gatto, e per questo l'ho cantata, per un omaggio a questo spettacolo che, insomma, mi ha divertito molto. Irene, sarai contenta che con Giada abbiamo già stabilito che, fammi aprire il mio immenso calendario,
che il 7 di maggio, adesso siamo un po' in là con la programmazione, abbiamo tanti ospiti, grazie al cielo, vuol dire che stiamo piacendo, ci sarà una puntata dedicata totalmente ai musical. Yeah. Molto molto bene, sono molto contenta di questa cosa qui, lo sai che è un tema che anche questo è molto interessante, a cui sono molto cara. Mi sposto però in questo momento su Bibrick, perché anche se di lui abbiamo tante curiosità che vogliamo chiedergli, ma c'è Nicola, da bambino un evento particolare che ti ha spronato poi a scegliere di diventare un videomaker? Allora, sì, sicuramente devo dire che comunque la mia passione è stata qualcosa che ha convissuto con me tutta la vita, quindi non ho un ricordo esatto di quando è iniziata questa, diciamo, tutta questa avventura. Sicuramente mi ricordo degli episodi di quando ero piccolo, in cui cercavo di replicare insieme a degli amici d'infanzia con i primi telefoni che avevano delle piccole telecamerine, addirittura quelli che avevano una telecamera staccata dal telefono, dovevi comprare un auricolare apposta. Replicavamo appunto degli episodi dei cartoni, in particolare Dragon Ball, e mi ricordo che io cercavo di dirigere un po' tutta la scena, mi ricordo che mi arrabbiavo, cercavo di essere molto puntiglioso e preciso, e quello sicuramente è stata forse la prima volta che ho veramente capito che mi piaceva tutto questo campo. Avrò avuto, non so, 8 anni, 10 anni, non di più. Il famoso click che ha fatto partire tutto. Probabilmente sì, da quel momento in poi ogni telefono con la telecamera dei miei genitori lo utilizzavo per scopi miei, e quindi sì, devo dire che è stato grazie a questo avvento, mettiamola così, ho iniziato a fare foto e video. Poi col tempo chiaramente mi sono evoluto ad attrezzatura ben più performante, devo dire, e costosa. Però è una cosa che ho da sempre, quindi sì, diciamo l'episodio d'infanzia è questo qua, cercare di replicare quello che vedevo nella mia TV, nella TV dei miei tempi. Molto bene, allora io adesso so che c'è la nostra JC che vuole chiedere qualcosa a Willy, ma prima abbiamo un piccolo servizio, perché vedo che Sonny scalpita, perché lui è the king of scaletta, quindi facciamolo partire e poi la domanda della nostra JC per il nostro manager. Beh, voglio infatti rimanere proprio sul campo rosa, sul campo JC, perché il suo momento ci parlerà della rubrica interamente dedicata alle curiosità. La J Curiosity. Bella, mi piace questa rubrica. Sigla! Le nostre J Curiosity. Tra l'altro, senza farlo apposta, vado a toccare proprio due argomenti che sono presenti nella nostra puntata. Perché sei brava! Perché in occasione della giornata mondiale della Terra, che è avvenuta mercoledì 22 aprile, il famoso trio dance, i Major Lazer, hanno pubblicato il video ufficiale del loro nuovo singolo, e praticamente la clip è stata realizzata insieme a 177 contributi realizzati da artisti provenienti da 28 paesi nel mondo, compresa l'Italia. Il risultato è stato davvero emozionante, perché il regista e il coreografo hanno invitato gli artisti da ogni paese nel mondo a dare il loro contributo video con il seguente messaggio: fate del vostro meglio, non deve essere perfetto, siate voi stessi, noi vi amiamo così. Praticamente col coronavirus hanno deciso di realizzare il loro videoclip appunto con tutti questi artisti provenienti da tutto il mondo. Lo stiamo vedendo ed è davvero davvero emozionante, bellissimo. Quindi anche i musicisti? Anche i musicisti, sì, esatto, artisti. E ognuno ha fatto una parte, cioè praticamente il pezzo viene venuto fuori, è un pezzo. No, qua devo tirare in ballo Fabio, perché è un progetto che in qualche maniera stritta l'occhio alla super collaborazione. Beh sì, ogni volta che bene o male si mettono tante persone insieme a fare qualche cosa dal basso, salta fuori una passione che di solito fa fatica a trasparire dal mondo delle celebrities, diciamo così.
e questa è un po' la forza di tanti progetti che vengono dal basso, che fanno vedere che la passione per il ballo piuttosto che per la musica cantata, suonata, è un qualche cosa che arriva nelle case di tutti ed ha una forza diversa da tutte le altre, quindi benvengano queste iniziative. Ti piacciono le curiosity di JC? Andiamo con la seconda. Allora, la seconda curiosità è una curiosità ovviamente bizzarra, perché sapete, non può mancare. Praticamente ho scoperto che al mattino siamo tutti più alti. Vi chiedo, avete mai avuto la sensazione di essere leggermente più bassi la sera prima di andare a dormire? Io mi accorgo che ho la scaletta per arrivare allo specchio, sia la mattina che la sera. Scusa, ma metterlo un po' più basso lo specchio, no, vabbè. L'ho montato prima, cioè era già arrivato così, era già montato. Scusa. Sì, state tranquilli perché non siete impazziti. A quanto pare questo bizzarro fenomeno ha una spiegazione scientifica. Il peso corporeo durante il giorno esercita un peso tra la cartilagine che divide le vertebre della colonna vertebrale e praticamente la sera ci abbassiamo di qualche millimetro. Vabbè. Quindi siamo più bassi la sera. È la ufficiale. Alla mattina più alti. Quindi no, ma vale per chi fa qualcosa. Io che sto sempre a letto, per me è uguale, no? Io sono sempre mai alto. Sto crescendo a dismisura. Belle le J Curiosity. Volevo chiedere a Willy se lui si era accorto di essere più alto al mattino. No, infatti non mi sono mai accorto di essere più alto al mattino e basso la sera, assolutamente. Infatti mi è nuova questa cosa. Però adesso ci farò caso. Io so che al mattino c'è qualcosa che si alza. Che si allunga, no? Che si allunga più alto, ok? Non fa altezza! Ah, ok, però scusa, se sei orizzontale sì. No, però fa profondità. Ragionato così, effettivamente. Jessica, so che avevi una domanda per il nostro manager Willy. Willy, sì, volevo farti una domanda. Dato che io sono una grandissima fan di Vasco Rossi, come credo tutti in questo gruppo in Italia, perché è un po' l'icona, volevo chiederti se puoi raccontarci qualche aneddoto che è successo con Vasco Rossi particolare durante i suoi tour, qualche fan matto, non so, qualche aneddoto. Guarda. Un aneddoto che i nostri aneddoti sono sempre visibili a tutti, no? E basta guardare l'estate in spiaggia, basta guardare cosa succede d'estate quando decidiamo di andare in spiaggia, veniamo assaliti, cioè, una roba mai vista, che l'affetto che trasmettono fa anche un po' paura, tra virgolette, no? Perché sai, tanto affetto, persone che vogliono, sì. Tutti vogliono toccare, perché l'obiettivo è sempre quello, tutti vogliono toccare, tutti vogliono fotografare adesso, perché anni fa l'artista bastava l'autografo, no? Ti ricordi? Anche su un pezzo di carta. Oggi invece l'obiettivo è il selfie, questa è la cosa più importante. Infatti ci pensavo proprio in questi giorni e dicevo, adesso che bisogna tenere le distanze, come si fa? Si fanno i selfie a distanza? Chissà cosa si inventano adesso. Io sono uno che andrei benissimo, perché a proposito di questo c'è un aneddoto su Vasco che io conosco molto bene, sono molto amico di Andrea Innesto, non so se lo conosci. Sì, sì, certo. Che adesso ormai non ci lavora più da poco tempo, però ai tempi ci lavorava e io ero con lui una sera, andammo a trovarlo Vasco in studio lì a Bologna, in via dove c'aveva Bianca Blasco, in via Mazzini. Così. Sì. Entrammo e io ero al telefono e lui ci disse da Vasco e io proprio Vasco non me lo sono neanche cagato pari, è arrivato lì e questo qua, Vasco c'era rimasto un po' male perché ha detto Andrea ma chi è questo qui che entra in Italia? Era abituato, no, che quando uno vede Vasco, e io proprio alla fine finito, ciao grazie, sono andato via e c'è rimasto, devo dire, un po' male, mi chiedo scusa se dovesse sentirci a Vasco per mancanza di rispetto. Guarda, Gary, ti dico, tu stai matto. Io proprio non l'ho neanche, ma perché non? Cioè, ti dico, strano. Ma sì certo, ma capita, capita, ma non perché magari qualcuno lo fa apposta, capita perché magari non si rende conto che ce l'ha vicino. No, ma io lo sapevo. Allora, però, tu invece lo sapevi. Io lo sapevo, però è proprio perché non è un personaggio, cioè un personaggio che vabbè conosco, ma non lo vedo come una persona, quindi l'ho salutato. Certo.
conoscessero. Ciao, grande Vasco. È un'icona invece per Sonny che voleva chiedere a Willy un favore, un piccolo favore personale su Vasco. Penso, chiedi posso. Pure Sonny, intanto tu sei sempre quello con la faccia, diciamo, no, non si può dire in diretta, la faccia di brutto. Allora, io so che c'è una sagra alla Verucchia, allora io... invitare Vasco alla sagra della Verucchia. La sagra della Verucchia, se poteva invitare Vasco a venire lì, perché... invito la parte virtuale almeno. Guarda, ritornando al discorso del fatto che comunque ora magari non si può fare selfie, per tutto il resto c'è Photoshop, quindi magari ci si inventa delle foto, eventualmente si photoshoppa magari la faccia di Vasco e quindi si va ad ovviare al problema selfie in questo periodo. Ho un'idea, facciamo fare a Vasco foto così, però da solo, poi dopo gli si monta sopra. Tu questo ci potrebbe aiutare bene, perché tra l'altro in tutto questo mi verrebbe da pensare, parlando, mi riallaccio sul discorso di situazioni estreme, appunto con personaggi di questo spessore, da cantanti o artisti di qualsiasi genere, che si possono incontrare a livello manageriale. Invece mi riallaccio a questo discorso rinterpellando il nostro Nicola e chiedendo quali sono le difficoltà che si possono incontrare girando dei video in situazioni estreme. Smutiamolo, attrezziamolo. Tanto stava dicendo, se l'avete smutato, ci sei? Yes. Sì, ci sono. No, dicevo, allacciandomi anche io al discorso di Vasco, una delle situazioni peggiori che poi, una delle situazioni peggiori in cui mi sono trovato è stata invece con Ligabue, ma il fratello, Marco Ligabue. Abbiamo fatto questo shooting stupendo a Matera, abbiamo programmato tutta la nostra shotlist, tutta la nostra scaletta, sveglia alle 4-5 di mattina, non ricordo, per andare in un certo punto e beccare l'alba. Non ho mai beccato una nebbia così fitta, quindi abbiamo dovuto stravolgere completamente tutto il nostro set. Devo dire che quella è stata una situazione in cui mi sono guardato con il mio assistente e ho detto: ok, adesso o ci inventiamo qualcosa, finisce male. Devo dire che, esatto, questa è la musica perfetta che ci voleva. Devo dire che alla fine, grazie alla creatività spuntata veramente dal panico, siamo riusciti a trasformare quella nebbia nella clip che probabilmente ha fatto tutto il video. Quindi sicuramente, diciamo, la situazione estrema è l'imprevedibilità di tutti i set, delle location, di tutto ciò che ci circonda. Quindi dobbiamo sempre essere creativi nel nostro mestiere, ma voi lo sapete benissimo sicuramente. Ma hai sfruttato il fattore avverso per invece farlo diventare punto di forza e particolarità. Esatto, alla fine proprio il video inizia con la clip della nebbia. E, tra l'altro non eravamo attrezzate, quindi abbiamo usato i fari della macchina per illuminare il nostro soggetto. Insomma, è stato veramente epico come siamo riusciti a rigirare tutta la situazione. Quindi sì, ho utilizzato la nebbia a nostro favore. Chiaramente non si capisce che siamo a Matera, ma vabbè. Allora, ecco, questa situazione qua... Scusate, Manu, il nostro DJ Latino aveva una soluzione per il problema dei selfie da proporre a Willy. Magari può essere interessante... Una situazione anche economica, era uscito qua già da qualche anno quell'oggetto che era il Baston Selfie, quindi si poteva utilizzare appunto per farsi dei selfie, è andato molto di moda, costava poco e potrebbe essere una soluzione per mantenere la distanza. Ma lì però cioè, il bastone è lontano, ma tu sei vicino, cioè... ma tu ti sposti un po' più avanti alzando. Ma chissà a questo punto se in prospettiva, dai, diciamo che sei un selfie in prospettiva. Ecco. A proposito di aneddoti strani, dicevo, chissà se Giada e Fabio hanno da raccontarci qualcosa di strano, estremo durante, insomma, il loro lavoro. Ah, vabbè, io credo che io di estremi ne ho vissuti parecchi, perché mi sono esibita in tutte le circostanze possibili, dal matrimonio al palco in Gran Via a Madrid, cioè tipo dappertutto, quindi non ho avuto grandi difficoltà a incontrare casi estremi. Una volta, grazie ad Elena Ronchetti, lo dico pubblicamente, tanto è qui che ciao, ci sei. Elena, do un bacione alla direttrice dell'Acqua Palle di Oltremare e di Edutainment, nonché la manager della Musical Academy di Riccione. Scusate, faccio un po' di sponsorizzazione, ma l'Elena è nel cuore. Esatto. E Elena Ronchetti mi ha fatto un grande regalo, mi ha fatto esibire sotto Natale
e con un vestitino leggero, leggero, e era un velo di cipolla, chiamiamolo, e mi ha detto, dai, esci, vai, canta fuori. Fuori dove? Fuori, all'aperto, per la gente, bellissima, esco, nevicava, ma nevicava che la nevicava con la neve bianca e io nuda. E quindi è stato veramente un momento, non so manco come ho fatto a cantare, per un blocco allo stomaco, però è andata bene. Grazie. E andrà bene anche quello che stai per fare, cioè cantarci un'altra traccia, che è la terza della serie per questa puntata bellissima, devo dire, del Party Virtuale e non virale. Oh, 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 sola tra pezzi di mille vetri rotti e seppelliti in noi la sete d'amore, le lacrime di quel che eri e che ora sai, che se lecchi le ferite fredda ne uscirà. Oh, oh. Non cerchi più scuse, ora è il momento di cambiare, poi cammini, respiri, il sale che dal mare il vento porterà. Un'altra vita più di prima ti conquisterà. Oh, yeah. Solo ho bisogno di te. Sola il senso, dimmi qual è. Sola riparti da te. Soli alla fine, soli alla fine, soli alla fine. Ti sta bene. Brava, brava Giada, bravo Andrea, complimenti qua dal web, sul social Facebook, perché ormai abbiamo tanti canali, quindi dobbiamo dire da dove arrivano i saluti, complimenti per la canzone. Elena che ti scrive, siete fortissimi, bravi, ci fate una gran compagnia. Giada spacca, cover top, forse si riferisce a quella di prima. Comunque ragazzi, stiamo andando alla grande, la puntata è molto gradevole, molto piacevole, e devo chiedere al nostro Fabio di Rock in Mille qual è l'evoluzione di questa grande operazione, per capire in che direzione si va. Al momento stiamo reclutando musicisti un po' da tutto il mondo, oggi siamo a oltre 22.000 e organizziamo concerti in grandi stadi, quindi l'anno scorso abbiamo suonato allo Stade de France, sono venute oltre 50.000 persone a vederci, abbiamo suonato alla Commerzbank Arena di Francoforte, all'aeroporto di Milano Linate. Quest'anno dovevamo tornare a suonare allo Stade de France, avevamo un sacco di concerti in location davvero prestigiose, ovviamente sono saltati caso coronavirus, però l'obiettivo è quello di andare un po' in tutti i paesi del mondo, reclutare localmente musicisti e regalare loro la possibilità di suonare davanti a decine di migliaia di persone. Quindi questo è un po' il nostro sogno, la direzione che stiamo cercando di prendere. Bellissimo, bellissimo, siamo molto emozionati. Mugo, sei emozionato ad avere Fabio? Peraltro Mugo mi ha detto prendilo prestissimo, io dico guarda, cioè non è che prestissimo, lo metto subito, e lui mi fa mi raccomando, perché Fabio spacca, poi insomma veramente questa è stata qualcosa di eccezionale, quello che fate voi è molto bello, vero Mugo? Franky, Fabio, devo dire che a Cesena e in tutta Romagna è famosissimo, quindi per noi è un momento di crescita, no? Lui è famoso, devo dire, veramente dappertutto, perché quello che ha fatto parlare veramente ovunque. Guardate le immagini che ci sta mandando Lopez, guarda che colpo d'occhio, mamma mia! Fa venire i brividi, Fabio. Il video che hai fatto vedere prima c'era Fabio, no? Che era il direttore.
Lopez, grazie per averle mandate perché sono molto emozionate. Vedo tu che si sta spellando le mani, Hans, sono bravi questi, eh? Assolutamente. Allora, se io dovessi fare il musicista adesso, dovessi partire, farei il batterista, perché per me la batteria è il cuore, secondo me. Secondo me la batteria è il cuore. No, ma perché a te piace picchiettare con le bacchette. Io però lo so. Se dovessi fare il musicista, tornare bambino, farei il batterista. Intanto voglio dare un'anteprima, qua Irene sa bene di che parlo. Il DJ Hans, all'interno del nostro prossimo promo in uscita, avrà delle bacchette in mano e diciamo che ci sarà uno con un martello pneumatico. Diciamo, non vorrei spoilerare, dobbiamo strutturarlo a livello grafico, a livello... Sai cosa creativo. Ci servirebbe, Irene? Cosa servirebbe? No, bravo, nella fotografia, nel montaggio delle immagini, che magari vuole entrare nella famiglia... Ogni riferimento potrebbe essere casuale, eh? No, vedo Bibric lì, però magari c'è anche proprio qualche capitato oggi per caso! Frankie! Nei prossimi giorni? Non c'è l'ora di iniziare, ragazzi. Ecco, vedi? Io per il video sono già pronto, mi avete detto porta la cartina. No, non hai capito, la cartina, no, la cartina di Canale 5, guarda Hans. Ignorate, una cossa morta. Guarda Frankie, sono già pronto io. Dai, torniamo seri, voglio chiedere a Willy se c'è qualche artista che a un certo punto, anche se era grosso, lui ha voluto mollarlo perché non gli piaceva come lavorava. Cioè, c'è anche un manager che può dire no a un artista perché magari non è puntuale, perché magari è difficile da gestire? No, guarda, fortunatamente sotto quell'aspetto lì della puntualità non ho mai avuto di questi problemi. Diciamo che magari c'è stato qualche problema a livello, sai, di idee. Quando si hanno delle idee totalmente diverse non è giusto andare avanti perché c'è un business. Perché comunque la squadra è fondamentale, quando si va d'accordo bisogna andare nella stessa direzione. Se si va nella stessa direzione allora si ottengono dei risultati importanti e i sacrifici ti pesano di meno. Quando invece si hanno delle idee opposte, allora forse è meglio mollare lì il colpo e poi magari, sai, in un futuro ci si può ritrovare sulla stessa strada. Sì, c'è una voce robotica che ogni tanto si sente, che è qualcuno che si vuole impossessare di parti virtuali, non sappiamo chi è, ma non è nessuno dei nostri microfoni, perché li stiamo guardando io e Lopez con attenzione. È la D'Urso, ragazzi, è la D'Urso che si sta spaventando, perché la D'Urso, devo dire che non fa parte del progetto Parti Virtuale, ha chiesto di poter entrare, vedete, è ufficiale, la D'Urso verrà sostituita da Parti Virtuale ogni pomeriggio. A noi dispiace per i fan della D'Urso, ragazzi, anche Sonny non è d'accordo, però purtroppo noi dobbiamo tentare il colpo e lo faremo molto presto. Tra l'altro dalla faccia, come vedete nella foto, l'ha presa bene, devo dire. Beh, sempre quella è la faccia da D'Urso. Ah, ok. No, buona, è molto espressione. Bello, a parte la D'Urso è bellissima, però ha sempre queste espressioni molto, diciamo, colorite. Devo dare la linea al prossimo servizio, perché, caro Sonny, vedo Pando che sta scaldando la voce e Fede che sta screcciando a vuoto. Allora, se dici così, vorrei saltare proprio a quella rubrica. La rubrica di Pando e Fede, che in pratica ci parla ogni giorno di una classifica dedicata alla musica. Oggi la classifica musicale è dedicata ad iTunes e Pando e Fede ci presenteranno la Smart iTunes Chart. Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Questo è sempre Parti Virtuale, siamo sempre in diretta. Benvenuti da Pando e da Fede alla classifica di oggi, che è la classifica italiana, quella di iTunes nello specifico, ed è molto indicata per la puntata di oggi perché c'è tanto pop e tanto rock. Infatti al numero 3 abbiamo un brano che è uscito proprio oggi ed è una nuova entrata, We Are Warriors di Avril Lavigne. Cause we are warriors, we'll fight for our lives like storm. All through the night and we won't give up. We are warriors, and we're stronger.
ci mancano un po' le immagini video, ma prepareremo anche quelle direttamente dal Canada. Avril Lavigne al numero 3, la novità assoluta di oggi. E al secondo posto Gaia, che canta però in portoghese, anche se è italiana. Il brano è Chega, numero 2. Chega di Gaia, al secondo posto della classifica italiana i più venduti di iTunes questa settimana. Questa è la Smart Chart. Al primo posto un'altra nuova entrata ed è un gradito ritorno dal mondo del rock, dei mostri sacri che non hanno bisogno di presentazione e hanno intitolato la loro nuova canzone Living in a Ghost Town, pur non sapendo che sarebbe arrivato il coronavirus, quindi è stata una cosa che si è così incastrata magicamente. Loro sono i Rolling Stone, numero uno della iTunes Chart italiana. Ti piacciono? Starà cambiando veramente qualcosa? Eh sì, nel videoclip di Rolling Stone una Londra completamente deserta, video girato 2 mesi fa prima del Covid, nessuno avrebbe immaginato che ci fosse stato il lockdown subito dopo. Rolling Stone, nuova entrata numero uno, ringraziamo anche Mugo per la copertina. Era la classifica italiana di iTunes, l'appuntamento è domani, essendo sabato c'è la classifica speciale dance di Party Virtuale. Yo! Che meraviglia, che meraviglia, mamma mia, ogni giorno sei sempre più tiro, come ci piace questa cosa. Frankie, ne approfitto a proposito di saluti per salutare due piattaforme interessanti che ci stanno seguendo e che ci supportano. Ne approfitto per salutare Showgroup Italia, che è un portale, ricordiamo, gratuito per artisti, che dà l'opportunità a qualsivoglia artista, DJ, attore, cantanti, videomaker, giocolieri, insomma tutto, influencer, dove puoi iscriverti e a incontrare la domanda con l'offerta. Perciò salutiamo Showgroup Italia. E poi saluto gossipnewsitalia.it, che è in ascolto con noi, che è appunto un portale da veramente milioni di utenti che ogni giorno confluiscono sulla sua piattaforma, quindi nella persona di Angelo, che ci segue, che dopo sarà con noi e chi lo sa, magari nascerà una nuova collaborazione. Ma so ciao Angelo! Ciao! E ricordo a loro che non è ancora arrivato il bonifico. Arriverà. Allora, tutto questo, però abbiamo anche, tra le rubriche del weekend, noi abbiamo anche un intervento. Volevo ricordare ai nostri ospiti, che magari non è la prima volta che approdano su Party Virtuale, e ai nostri ascoltatori, che il weekend ci viene a trovare Manuel Bartender. Ho visto che si è collegato con noi e quindi è arrivato il momento di scoprire il cocktail del venerdì, vero Franky? Che bello che siete! Oggi l'ho tenuto proprio in fondo perché volevo proprio chiudere in bellezza. Manuel, ciao, buonasera, benvenuto! Ciao ragazzi, come state? Bello rivedervi. Bene, hai visto che belli ospiti anche oggi? Abbiamo iniziato col botto il weekend. A vedere Giada, Eric e poi Fabio, perché per noi qua, io sono Cesena, qua in Romagna è un ambasciatore diciamo che porta in giro per il mondo questo format che è fantastico. Io ho avuto piacere di ascoltarlo al Manuzzi, è stata la prima volta, giusto? Sì, è stato il primo concerto che abbiamo fatto, sì. Quindi stasera si unisce il drink, il Manuzzi, dove ha suonato per la prima volta Rocky Miller, e questo drink rock, quindi ci siamo, se volete. Vai, parti pure con il drink rock, questo ce lo beviamo, piace anche a Winnie. Allora, questo è un cocktail a base di tequila, una variante su un grande cocktail messicano tipo Margarita o il Paloma. Andiamo a sporcare il nostro bicchiere fantasia o un tumbler alto con del sale al pepe rosa. È molto semplice, basta schiacciare delle bacche di dei granelli di pepe rosa e sale fino. Andremo a fare questo sale e lo andiamo a sporcare come la Margarita, no? Avete presente la Margarita? Certo, perfetto, ed è fantastico. Uniamo. Intanto Manuel Lopez ha messo la lista degli ingredienti. Ho visto. Se ce la riproponi, magari così possono tirare giù da casa quello che serve. Eccola qua.
potete certo vedere fondo a schermo. Allora, me la dico intanto. Sì. Mettiamo 5 cl di tequila blanco, messicana, 100% agave, un miele agli agrumi e rosmarino, molto semplice, succo di lime, sì, 1,5, certo. Mi raccomando, usate sempre il lime perché dipende dalla taglia che avete, che trovate, il drink ha bisogno di equilibrio. Mischiamo bene, aggiungiamo il nostro ghiaccio. È facile, ecco, facile. Scorriamo a schermo mano, abbiamo copiato gli ingredienti, perfetto. Ragazzi, questo drink si chiama Campos, sapete perché? No, raccontacelo. Sapete chi era Campos? Campos era un giocatore messicano, sì, molto estroverso. Se vi ricordate il portiere, quello che aveva sempre le divise Arlecchini, molto, oddio, stile Arlecchino, fluorescente, il 94. Io ricordo Zubizarreta, no, ma penso che fosse sempre sudamericano. Zubizarreta, grande. E questo drink, diciamo, è dedicato a lui, essendo messicano, un po' estroverso, l'arlecchinità che aveva, ci stava. Poi, diciamo, il calcio, Rocky Miller, il Manuzzi. Manuel, lui era piccolino, era un portiere piccolino ma molto forte. Molto forte, bravo. Era piccolino, capelli lunghi, molto forte. Lo finiamo con una soda al pompelmo che trovate benissimo nei supermercati. Rametto di rosmarino e fettina di pompelmo. Fantastico. Ragazzi, non so se lo vedete. Ma certo che vediamo. È Campos. È bellissimo. Grande Manu. Bravo a voi, ragazzi. Manuel Ciccelli. Barman del Sonora, barman di Party Virtuale, uno che ci disseta. Qualcuno contesta, tipo Daniele Med che mi dice: ma sto cocktail lo posso avere anche io? Med, tramite in 3D, no? In 3D, è in 3D. Esatto, Med, fai come me, per sicurezza bevi del vino, ciao. Bravo. Beh, sicuramente, è più facile qua. Le faccio tutte. Malvasia vulcanica. Anche Giada sta dicendo che anche lei vuole un po' di questo cocktail perché fa venire sete. Dani, ti voglio ricordare che domani c'è una puntata pazzesca, anche perché è un tuo amico, c'è Vin J che sarà collegato dalla Lituania, quindi andiamo ad ampliare ulteriormente, non ci basta più la nazione, vogliamo andare oltre. Basta Europa, basta Italia, andiamo oltre. Andiamo oltre, poi ci sarà anche Fazza che è un altro grande, vero Ire? Questo è veramente forte, io l'ho conosciuto tramite Rene, ma veramente tanto in gamba. Sì, io l'ho conosciuto a Livigno, in montagna, in realtà poi col tempo ho scoperto che Fazza è un personaggio molto particolare, perché anche lui ha lavorato in Mediaset a livello cinematografico, insomma ha fatto tanti programmini, oltre che domani ci mostrerà il suo studio, perché so che in casa sua mi ha mandato un video, ho detto vabbè ma sei in una discoteca, non sei a casa, ha allestito una cosa mega galattica con luci, effetti, insomma domani lo scopriremo insieme. Domani faremo la gara tra i di Gesù, padre e figlio, tireranno fuori tutto e Spirito che Santo che e fatta, vediamo che dice, assolutamente. Franky, dici che ce la facciamo a sapere qualche altra curiosità dai nostri ospiti? Dobbiamo, io farei cantare, no, facciamola cantare magari in chiusura, Giada, però facciamole prima una domanda, poi andiamo da Willy e poi andiamo da Bifric e anche da Fabio, così li facciamo tutti, parti tu. Allora, no, in realtà mi piacerebbe che fosse Jessica a fare le prossime domande, iniziando da Giada. So che ne aveva qualche curiosità. Sì. Ah, allora, Jay, sì. Giada, innanzitutto complimenti perché sei veramente bravissima. Sappiamo che appunto il settore dei musical è differente dal percorso di studio di un cantante tradizionale. Volevamo sapere appunto quali sono le differenze e se esistono delle scuole specifiche proprio per il musical. Allora, sì, diciamo che il percorso di un performer che canta in spettacoli è un po' più, diciamo, lungo del percorso
di un cantante, o meglio, quello del cantante può essere ugualmente lungo, ma non necessariamente. Un performer da musical deve cantare tantissimi stili, quindi deve spaziare dal lirico all'egit, al rock, al pop, al jazz, deve poter cantare tanto e quindi deve studiare un sacco per fare tutta sta roba. Il cantante pop può essere estremamente formato, ma non necessariamente cantare tutti gli stili, magari cresce solo rispetto a quella che è la propria passione e il proprio sound. E no, invece lì devi, più cose sai fare, più lavori, questo è l'obiettivo. Esistono tantissime scuole, anche in Italia ce ne sono molte di accademia di musical, c'è la Bernstein a Bologna, c'è l'SDM a Milano, insomma ce ne sono tante, sono tutte comunque delle scuole valide. Chiaro che se io avessi avuto un sacco di soldi, magari sarei andata alla Juilliard, no? Magari avrei fatto il grande salto come quelli che vogliono sempre andare all'estero, perché effettivamente lì è tanta roba. È la scuola di Fame, la Juilliard, il famoso Fame musical. E io non ho fatto accademie perché io sono anarchica e a me dentro un'accademia non fai fatica a tenermi, e quindi io mi sono fatta il mio percorso di studi ovunque, sono andata all'estero, sono stata in Italia, insomma ho fatto altro. Diciamo che ognuno può accedere al musical in qualsiasi sia la strada accademica, qualsiasi sia il percorso di studi, l'importante è farlo, il percorso di studi. Bene, 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 bene. Interessante il racconto della nostra Giada. Abbiamo una domanda anche per Willy, JC. Ma allora, per Willy, ma io l'ho fatta prima la domanda, io sono una fanatica di Vasco, insomma, non saprei, Irene. Ce l'ho io una domanda per Willy, ce l'ho io una domanda interessante per Willy. Vai. Quindi, uno che gestisce artisti, in questo momento, ovviamente è particolare, ma come deve fare per farli stare un po' tranquilli? Perché immagino che scalpitino, abbiano paura magari di rimanere fermi a lungo. Io parlo non solo magari delle star come della musica, come può essere Vasco, ma anche dei DJ che hanno bisogno dei servizi, no? Certo, fortunatamente, guarda, la mia fortuna è che io gestisco artisti che comunque sono anche produttori, quindi in questo momento dove siamo costretti a stare a casa, io dico a loro dedichiamoci alla produzione per quanto riguarda loro, assolutamente. Per quanto riguarda me, io mi dedico un po' alle strategie, a seguire un po' l'aspetto contrattuale di alcune cose che comunque abbiamo ancora in ballo. Quindi, la settimana scorsa è uscito il singolo di Luis Rodriguez con Clementino, quindi adesso stiamo seguendo tutta la parte promozionale di questo brano qua, quindi diciamo che di cose ne abbiamo da fare. Ecco, per gli artisti, secondo il mio punto di vista, visto che tutto l'anno ci si concentra soprattutto su live e sui DJ set, in questo momento non potendo comunque esibirsi, allora a questo punto è meglio dedicarsi alle produzioni completamente, quindi magari quando ci sarà una ripartenza magari abbiamo tanto materiale da poter far ascoltare alla gente. Se si riparte con distanza, quindi devi avere poca gente, ci sono tanti che posso proporti che ti svuotano, cioè che ti tengono, capito? Sì, guarda, io penso a differenza, certo, e a differenza di tanti che pensano, tanti vedo che ogni tanto mi chiama qualcuno, mi chiede, pensano che si riparte a settembre. Io ho la mia idea su questa cosa qua, nel senso che secondo me prima di marzo del 2021 noi non vedremo... Come prima esattamente, cioè quei festival da decine di migliaia di persone, credo che forse, non so, probabilmente, se effettivamente, adesso spero riprenda in un certo modo, però... secondo me anche qualcosina cambierà proprio a livello di assolutamente di differenza di impostazione proprio di party, di festa, di club, assolutamente cambierà tutto. Io purtroppo, nel senso, ho qualche problemino sotto quell'aspetto lì, perché fortunatamente le mie produzioni live sono tutte concentrate con artisti che fanno dei numeri abbastanza grossi, è giunto il momento di prendere me che non hai problemi
Io vado da 5 in possiamo parlare. Possiamo parlare. Domani mattina, anzi no, aspetta, il 3 maggio saremo tutti davanti all'ufficio di fammi non fare il culo che ci fai il giorno prima che non si può circolare, Il mio motto era pochi ma buoni. Avevo la scusa dei motivi di salute, così arrivo un giorno prima e vi frego tutti, perché... Allora abbiamo una domanda anche da parte di Irene, diretta credo al nostro Bifric. Sì, guarda, so che al principio della puntata lui esplicava qualcosa di interessante, cioè rispetto al video Venice, perché c'è un motivo particolare, ci interessava saperlo visto che l'hai preannunciato. Sì, allora diciamo che il video di Venezia è stato proprio il momento di cambio della mia vita. Sono giovane, ho 25 anni, no? Quindi i miei coetanei stanno finendo adesso il percorso universitario. Io invece ho fatto questi 3 anni di economia e ho deciso di lasciare all'ultimo perché appunto mi si è presentata questa opportunità. Intanto la passione mi stava mangiando da dentro e quindi avevo proprio la necessità di fare, no? Ed economia è proprio l'opposto, cioè non l'opposto, però dal punto di vista mentale una cosa è molto emozionale, l'altra è razionale, quindi non mi trovavo benissimo in quello che facevo. Venezia è stata, diciamo, il primo motivo che mi ha fatto dire ok, posso fare, sono seduto su qualcosa di che può cambiarmi la vita. Infatti ho deciso un weekend di andare a Venezia, di fare quel video lì in un giorno. E quel video lì ha fatto più di 100.000 visualizzazioni, che su YouTube, praticamente con un video online, che era quello lì, sono tantissime, e da quel momento lì hanno iniziato a chiamarmi per lavorare. Quindi quell'occasione è stata veramente il, diciamo, lo snodo che poi ha portato a tutti gli sviluppi di adesso. Poi ho congelato gli studi, e questo non toglie che non sia d'accordo con Giada, assolutamente, la formazione è super super importante, però anche la passione deve avere un po' il suo pane, ecco. Mi capirete, anzi, scusate, Pando, quando è che abbiamo fatto noi pure, in quale puntata, le 100.000 visualizzazioni? Se non sbaglio è stato lunedì di questa settimana. Lunedì di questa settimana, 100.000, sei sicuro? Infatti, ma zero in più, zero in meno, insomma, non parla di... guardare i zeri, ragazzi! Non è questione di zero. No, comunque, ritornando al discorso del sound, è interessante perché io ho seguito alcuni video in cui tu, Nicola, specificavi il fatto che tu vai a ricercare o dei suoni o li prendi in presa diretta oppure magari li giri al contrario, insomma, sei molto attento anche al discorso del sound. Sì, la sound design è uno degli elementi caratteristici del mio stile, se vogliamo, perché in realtà un po' di tutti, perché chiaramente chi è professionista sa che i suoni non possono prescindere dall'immagine, però in particolare sono un po' un nerd in questo e quindi mi ritrovo spesso a, come dire, over lavorarci sopra. Parlo con DJ, quindi il suono è veramente, sapete che è fondamentale e... ed è una parte veramente importante e credo che sia la parte che fa tanto la differenza alla fine nel mio contenuto. Sai da quant'è che lo dico ai ragazzi qui, ma continuano a mettere altri pezzi, non so dove spende i soldi Hans, però abbiamo solo dei produttori in questo programma, voglio dirvi una cosa. A me mi scusa Frank, a me mi interpellano solo per la mia carta di credito, io non lo so come mai. Non farla mai scadere, mi raccomando, Hans. Vabbè, lo sa Fede, lo fa. Rinnova. Sappi quanto abbiamo sulla carta? 0,05 centesimi. La mia traccia viene fuori, eh. La mia traccia viene fuori. No, dai, te la regalo, ve la posso fare. 0,05 centesimi. Mentre Pando prepara una domanda per Fabio di Rock in 1000, volevo leggere dei complimenti che arrivano all'indirizzo del nostro barman Manuel. Posso assicurare che questo campus è davvero buonissimo, grande Manuel, sempre numero uno. Qua non sappiamo se il Manuel sia il Manuel barman o il Manuel latino, ma va bene, toccata in due, complimenti così, eh. E poi c'è ancora, vogliamo Manuel alla vecchia cantina. La vecchia cantina è chiusa. Ritorniamo tutti, dai. È chiusa. Non la conosco. Una domanda per Fabio, che poi dobbiamo chiudere. Sì, volevo chiedere a Fabio se il suo format Rock in 1000 si è anche trasformato nel tempo in qualcosa di fisico, nel senso se c'è stata una compilation o qualcosa che è stato ricavato dal...
dal live o comunque da qualche suo evento. Di qualcosa insomma che è stato abbiamo fatto un album il primo anno prodotto da Sony Music che ha avuto un buon successo perché su Amazon è stato per un paio di mesi tra i dischi rock più venduti in Italia perché quello che era successo è che tutti i musicisti che hanno partecipato, i loro cugini, i loro parenti, i loro amici l'hanno acquistata, c'è stata un'impennata incredibile che ci ha permesso di raggiungere quel risultato, quindi sì, abbiamo pubblicato un album, dopo non abbiamo più pubblicato perché comunque fare questo tipo di cose fatte per bene è, no, anche impegnativo, perché è impegnativo. Vai a trovare un mixer da 1000 canali, non è facile. Sì, no, effettivamente anche quello, insomma, dopo ci sono i nostri trucchetti, però sì, i mixer che usiamo sono occupano delle stanze intere. Sì. Siamo usciti usciamo adesso con un film documentario che racconta la nostra storia era stato preso al South by Southwest di Austin, che è un festival americano molto, molto importante, che però anche quello è saltato a causa del coronavirus, quindi l'uscita del film è stata posticipata a data da destinarsi, quindi questi qui sono poi i prodotti che abbiamo fatto, oltre a tutta una serie di video che poi abbiamo pubblicato su YouTube e che fanno dei bei numeri, insomma, siamo contenti del risultato che riusciamo a ottenere. Conosco qualche musicista che ha partecipato, un batterista, una cantante, molto bravi. Ecco, intanto sì. Lopez che prontamente ci manda immagini e video di quanto stiamo parlando. Bravo Lopez, insomma è veramente molto emozionante. Ragazzi, vi posso dire che se è troppo poca un'ora e 25 che abbiamo occupato con questa puntata per quattro ospiti come voi, per cui spero veramente di potervi rinvitare e continuare la chiacchierata. Voglio ringraziare ovviamente con un grande, grandissimo applauso, anzi dopo poi la manderemo come ultima canzone, la Giada Dauria e anche Andrea che sono stati con noi, grazie ragazzi, grazie a voi. Aspetta che vi inquadro, che se no la musica di Fede prende il sopravvento anche con la telecamera. Ciao ragazzi, grazie mille, chiuderemo con la vostra ultima traccia. Ringrazio anche il manager di tanti artisti, simpaticissimo, ci ha fatto troppo piacere averlo in trasmissione. Adesso si è creato un po' di problemi a dover dire di no a tutta la nostra squadra di DJ che andrà a bussare alla sua porta per dire fammi lavorare e diventare famoso. È con noi, grazie, molto presto Willy Marano. Grazie a voi, è stato veramente un grandissimo piacere, spero di rivedervi tutti presto, grazie. Porta dei tuoi studi, non ti preoccupare. Ancora, vai con un applauso per essere stato con noi, B-Freak! Ciao ragazzi, è stato davvero interessante e un onore, ripeto, è anche un'emozione, assolutamente. Ti sei trovato bene, anche perché sai, dover andare in un posto tutti i giorni alle 6 e non trovarsi bene è un casino. Bene. E ringraziamo con un applauso anche Fabio Zaffagnini di Rocky 1000. Ciao, grazie a tutti, grazie per l'ospitalità. Grazie a te. Ti sei divertita, Irene? Ma mi sono divertita, ma è dire poco, mi sono divertita, ho fatto cultura, insomma sono stata benissimo. È interessante ascoltarli a livello di informazioni, a livello di curiosità, musicalmente, artisticamente. L'offerta è valida ed è stata approvata anche oggi, perciò un grazie speciale all'ideatore, mente pensante e visionario Frankie Chiappinelli. Mi piace, in effetti a volte vedo delle cose che non so se ci sono, per me sì. Domani
è arrivato il momento di ringraziare tutta la squadra, comparto per comparto, e credo che sia sempre il nostro Federico Di Gesù, nonché Fede D, alla regia audio, che è sempre sul pezzo, nel vero senso della parola, perché ha una capacità, ragazzi, di essere così veloce, che veramente meno male che è uno dei nostri. Sai che me lo dice anche la Sara, che sono particolarmente veloce. Non so se o meno se o male. Lo dice sempre che Federico è veloce. Comunque, salutiamo la squadra e dopo lanciamo Giada, poi la sigla. Alla regia video il nostro DJ Lopez, per i contenuti in pillole, la Smart Chart, Pando DJ, per i servizi e il pubblico, Sonny V, il presentatore ballerino più figo del party virtuale, per la J Curiosity, JC, il nostro guastatore ufficiale, Gary Chaos, gli amici del programma che non possono mancare, che ci supportano e ci sopportano, DJ Anse, Manuelito DJ, Mugo DJ e il nostro Giulio Strocchi di International Blog. E soprattutto, ragazzi, oggi voglio fare un saluto, perché è qui con noi e lo sarà per tutti i weekend il nostro Leone, colui che ci fa, cosa ci fa, Franky? Fa dei Dino cocktail tu. Pazzeschi ogni venerdì, sabato e domenica. Grande Manuel! Manuelito! La linea a Giada per la chiusura e poi la sigla. Ascoltiamocela, siete tutti in mosaico, non andate via! Franky, questo è per te, è un regalino, in attesa che Willy Marano prenda un caffè con me per ascoltare tutti i miei pezzi che stanno nel cassetto. She leads a lonely life, oh, she leads a lonely life, but she walks late in the moonlight and the day are just a girl. She's opened up an eyes and got it's not a thing for popular, it's a name against your side. She's not a yard of beer or having fun. She's guilty, that's not all that she wants. You're not, baby, just gone tomorrow. But all that she wants, you're not, baby, yeah. All that she wants. TV.it, ci vediamo ovviamente domani alle ore 19 di Disconnection. Ciao. Ciao, ciao. Franky, ci saluta Bob Sinclair anche. Ciao Bob. Ciao Chris. Bob.